un momento straordinario, è stato un po' inadeguato, a, non come la tartaruga di Manzelli, ma il mio compito è questo, no? Di presentare questo modello. Io spero di riuscire a farlo in una maniera capibile, condivisibile e in prospettiva anche costruibile insieme. Il mio intervento si dividerà in due parti. Uno è il modello di retribuzione, l'altro è una proposta di prima applicazione, già accennata prima da Donzelli. Io ho 20 diapositive e pensavo di dedicare un minuto e mezzo ciascuno, cercherò di ridurre, mi dice Luca, adesso vediamo. Mi scuso in anteprima se anche i passaggi saranno veloci e non adeguatamente esplicati. Primo punto, il modello di retribuzione dell'azienda sanitaria secondo progressione economica fortemente pesata per età. Prima di approfondire questo modello, riprendo alcuni concetti, mi riaggancio ad alcuni concetti distillando quello che è stato detto stamattina per poter poi parlare del modello. Allora, qui c'è un'affermazione che c'è un aumento insostenibile della spesa sanitaria. Io penso che questa debba essere un'affermazione di partenza, cioè una sanità in cui i costi aumentano progressivamente sia in prospettiva insostenibile. L'invecchiamento della popolazione risponde delle offerte di prestazioni. Sicuramente l'invecchiamento della popolazione è un fattore positivo, ma è anche causa di aumento, esplosione della spesa sanitaria, oppure come noi pensiamo l'aumento della spesa sanitaria in maniera sostenibile sia dato principalmente dall'esplosione dell'offerta di prestazioni, come è stato detto stamattina, che poi si applica anche all'età anziana, ma di per sé l'età anziana non è un fattore di crescita della spesa sanitaria. Ma questo primo punto da chiarire. Noi pensiamo che, come ha detto Donzelli, come è stato detto stamattina, che sia più l'esplodere dell'offerta di prestazioni che causa questo incremento della spesa sanitaria. L'altra domanda da porsi è: quanto incide sull'aumento della spesa l'attuale sistema di remunerazione delle prestazioni? Cioè, un sistema che paga le prestazioni, al nostro modo di vedere, di per sé è un volano, un motore che aumenta le prestazioni. Un altro sistema dovrebbe non avere questa caratteristica di aumentare di per sé le prestazioni proprie o improprie. Proprio che sia. L'attuale sistema di remunerazione in sanità è, per quanto riguarda la specialistica, l'ospedaliera, principalmente incentrato sulle prestazioni. No? Noi paghiamo quante prestazioni vengono fatte. Questo sistema di remunerazione e prestazioni si sta estendendo bene o male anche ad altri settori come la medicina generale. Il medico di medicina generale attualmente è pagato a quota capitaria, ma non debolmente differenziata per età, con un vantaggio degli anziani da 75 anni in su. Viene maggiorata questa quota capitaria, ma anche nella medicina generale si tende a introdurre i CREC, per esempio, un pagamento che sia a prestazione, cioè quante prestazioni fai
viene remunerato per questo. Secondo noi è necessario superare il sistema di pagamento prestazioni ed è urgente sperimentare sistemi di retribuzione differenti. L'ultima cosa da dire è che il pagamento prestazioni dovrebbe essere controllato dalle aziende sanitarie, cioè se le prestazioni sono proprie o improprie dovrebbe essere controllato dalle aziende sanitarie. Però si è dimostrato praticamente impossibile un reale controllo della appropriatezza delle prestazioni, perché per un motivo sostanziale che il giudizio sulla appropriatezza della prestazione è nella testa del medico, del clinico, dello specialista che prescrive questa prestazione. A posteriori, di fronte alle prestazioni fatte, non si riesce a giudicare se per quel caso la prestazione era appropriata oppure no. Il sistema a prestazioni non ha al suo interno un correttivo, un controllo, e a nostro parere è urgente sperimentare sistemi di retribuzione differenti. Qui ci sono due concetti diversi: uno è una necessità e un bisogno, e bisogna stare attenti a non confondere i bisogni con le soluzioni, perché la necessità di superare il sistema a prestazione, a nostro modo di vedere, è una esigenza che abbiamo, quindi deve mettere in atto una ricerca di soluzioni che non si identificano con questa necessità. Non è perché noi abbiamo la necessità di superare il sistema a prestazioni che abbiamo automaticamente individuato la soluzione, per cui la soluzione che io vado a proporre va adeguatamente testata, va adeguatamente sperimentata. È chiaro che man mano che il sistema è sempre più complesso, anche la sperimentazione diventa sempre più difficile, e in questo caso non si potrà parlare di una sperimentazione di un sistema di retribuzione canonica, una sperimentazione controllata, ma dovremmo cercare qualcosa che si avvicini il più possibile a una sperimentazione, una prova di funzionamento di questo sistema di retribuzione che andiamo a proporre. L'ipotesi fondamentale su cui si basa il sistema di finanziamento che andiamo a proporre è che il finanziamento che proponiamo, basato su una progressione economica fortemente pesata per età, favorisce due cose: la longevità sana della popolazione e la riduzione degli interventi inutili. Il primo è un obiettivo primario, la longevità sana. Noi abbiamo messo tra parentesi sana perché abbiamo una forte ipotesi nel pensare che la longevità di per sé sia sana, e poi questo potrà essere approfondito e visto. Il secondo è un obiettivo secondario, ma comunque fondamentale, per quanto avevamo detto prima sull'insostenibilità dell'aumento dei costi. Cosa vuol dire un finanziamento basato su una progressione economica fortemente pesata per l'età? Vuol dire che si attribuisce alla popolazione un peso diverso a secondo dell'età. Adesso questo tipo di un esempio per la regione Veneto, ma tutte le regioni sono uguali: se noi poniamo il bambino di 8, 9, 10, 11, 12 anni, uno, poi cominciando dall'adolescenza, con un salto dell'adolescenza, si aumenta progressivamente il peso fino ad arrivare agli 85 anni, in cui la persona vale 10. Vuol dire che i 22.000 abitanti del Veneto di 85 anni, pesando 10, hanno un peso totale di 229.000 e non 22.900 rispetto al... In questo modo si ripartiscono le quote e poi immediatamente dopo lo vediamo. Però fortemente pesato per età vuol dire questo, vuol dire attribuire ad ogni persona secondo la sua età un peso e considerare la popolazione totale come la somma di tutti questi pesi moltiplicati per il numero della popolazione dell'età corrispondente.
Allora andiamo a vedere le declinazioni del modello nei vari organismi del servizio sanitario nazionale. Uno, il finanziamento delle regioni. Un modello completo dovrebbe partire da un finanziamento delle regioni basato su queste quote capitali. Cioè, qui non si entra nel merito dell'ammontare totale del budget del servizio sanitario nazionale. Il budget può essere quello di adesso, tuo diminuito, magari anche aumentato, però questo budget viene ripartito nelle regioni secondo i pesi. Se noi facciamo, noi vediamo che ciascuna regione, secondo i pesi che sono stati ipotizzati nel foglio Excel precedente, rispetto a un riparto attuale abbiamo un riparto pesante. È ovvio che le regioni che hanno più anzianità di popolazione dovrebbero avere un riparto maggiore, mentre le regioni che hanno meno anzianità di popolazione, meno longevità nella loro popolazione, hanno un riparto pesato di previsto minore di quello attuale. Si pone sicuramente un problema di raccordo tra il finanziamento attuale e quello pesante. L'ipotesi che facciamo è che questo fatto di contribuire maggiormente, cioè di pagare maggiormente le persone man mano che invecchiano, sia un potente stimolo a incentivare quegli interventi che permettano, dagli interventi preventivi a quelli di cura e sostanzialmente anche gli interventi preventivi, che adesso non vengono completamente performati, sia un potente stimolo a indirizzare le regioni, vedremo le ASL e gli operatori sanitari, a mettere in atto questi interventi che possono aumentare l'età della popolazione insistita, da una parte. Dall'altra, il meccanismo virtuoso si basa sul fatto che cessa il pagamento di prestazione, quindi cessa la spinta ad aumentare queste prestazioni. Questo lo vediamo nel finanziamento delle aziende sanitarie locali. Similmente il budget regionale assegnato viene ripartito nelle ASL secondo l'età della popolazione e progredisce negli anni successivi secondo il variare dell'età della popolazione. Certo, tutte le aziende variano l'età della loro popolazione, ma la variazione relativa potrebbe premiare quelle aziende che relativamente alle altre aziende riescono ad acquisire una maggiore longevità. A loro volta le ASL, per perfezionare questo modello, dovranno curare che le loro articolazioni, per esempio i distretti, abbiano un finanziamento pesato e modulabile anch'esso secondo l'età della popolazione. Quindi questo criterio dell'età della popolazione che varia, che viene pesato in maniera diversa e che varia negli anni, è un criterio che si diffonde a tutti gli organismi del servizio sanitario nazionale. Noi pensiamo che anche i dipendenti devono essere incentivati secondo questo criterio, cioè all'interno dell'ASL le articolazioni dell'ASL dovranno essere incentivate secondo l'aggiungimento di questi obiettivi, per cui una parte dell'incentivazione dovrà essere messa sul risultato complessivo dell'azienda
di aumento della longevità della popolazione, parte potrà essere messo su progetti mirati delle singole servizi, unità operative che però siano congruenti con questo obiettivo generale dell'aumento della popolazione. Anche gli accordi nazionali dei medici generali e più difficilmente, però con più difficoltà, ma anche i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dovrebbero essere allineati a questo criterio. Cioè, per fare un esempio, la proposta è che l'accordo nazionale dei medici preveda non una quota capitaria non differenziata per età, ma una quota capitale fortemente differenziata per età, che l'abbiamo visto prima, in modo che il medico sia incentivato a aumentare l'età della sua popolazione e ad avere pazienti anziani, cioè non in medicina generale non avere un fastidio dell'avere pazienti anziani, ma avere un vantaggio, oltre al carico di lavoro, avere anche un vantaggio economico del fatto di avere dei pazienti anziani. L'ultimo punto, che forse è il più difficile, è quello delle aziende ospedaliere e degli ospedali. Quanto andiamo a proporre vale sia per aziende ospedaliere staccate dalle ASL, sia per aziende ospedaliere interne alle ASL. Il finanziamento delle aziende ospedaliere già adesso è una parte del finanziamento delle ASL che varia da regione a regione e che viene destinato al funzionamento del sistema. Allora la nostra proposta è che, non pensate a Milano, pensate in regione, che per ciascun ospedale si stabilisca un bacino di utenza sulla base delle prestazioni fatte dall'ospedale alla popolazione, cioè ci sarà una funzione che minimizza gli spostamenti dell'attribuzione della popolazione a un ospedale. L'ospedale di Bergamo avrà un bacino di utenza, l'AS di Bergamo, come diceva prima la dottoressa Custer, ma se si fanno 7 ASL, 7 ospedali, i bacini di utenza sono già definiti. Anche per gli ospedali si introduca questo finanziamento quota capitaria che vari negli anni a secondo il variabile della popolazione e che sia contemperato anche per un'esigenza di mantenere la libertà di scelta dei cittadini, che sia contemperato da un pagamento a prestazioni delle prestazioni fatte fuori ospedale, fuori bacino di utenza e consegno positivo delle prestazioni che da fuori arrivano all'ospedale. Quindi il budget dell'ospedale sarà determinato dalla quota capitaria, cui si aggiungerà il pagamento a prestazioni, quindi possiamo fare diversamente delle prestazioni di cittadini fuori dal bacino di utenza, e sarà diminuito il pagamento a prestazioni, e così si riconosce anche la specificità e l'introito maggiore degli ospedali più specializzati, che attirano più persone, e questo con l'adeguato raccordo con il finanziamento attuale che dovrà essere spiegato. In genere, quando si fa questa proposta, scusate che vado veloce, quando si fa questa proposta a livello di ASL non c'è grande entusiasmo, a livello di ospedale c'è una reazione negativa, no? Nel senso che si dice: come, non siamo più pagati le prestazioni, crolleranno le prestazioni, viene meno l'incentivo alla produzione, i bravi specialisti del patto ospedaliere sono pagati come quelli meno bravi, e soprattutto l'obiezione: togliamo cure importanti a quelli che ne hanno bisogno. Queste obiezioni, da una parte cerca di rispondere il manuale, dall'altra parte cerca di prefigurare quella ipotesi di sperimentazione che andiamo a proporre. Non proponiamo che questo modello sia attuato immediatamente in tutte le regioni tutelate, ma proponiamo che in una regione
si individua in un ASL e un ospedale, due se ce la si fa, qui passo alla seconda parte dell'intervento, chiaramente costituire della sperimentazione, che si individua un'azienda sanitaria locale e un'azienda ospedaliera che, secondo il modello che ho cercato di delineare prima, siano finanziati secondo quel modello e applicano la loro volta delle incentivazioni interne all'azienda congruenti con questo modello. Allora, l'obiettivo della sperimentazione che andiamo a proporre è rispondere a questi gruppi di domande. Nella popolazione dell'ASL, quella di riferimento per l'azienda ospedaliera, aumenta la longevità relativamente alle altre ASL e aziende ospedaliere. Questa è un'ipotesi che facevamo e che va verificata. Vi è un rallentamento del trend di crescita della spesa, cioè introducendo questo pagamento fortemente differenziato per età, che varia negli anni, si verificano queste cose, si manifestano eventi sentinella. Noi abbiamo pensato che sia importante prevedere degli eventi sentinella, cioè degli eventi che siano campanelli di allarme, dice guarda la tua sperimentazione non sta funzionando per questo, per quest'altro, e quindi corri questi rischi. Gli eventi sentinella possono essere gli stessi indicatori di risultato, l'aumento dell'età della popolazione e diminuzione di certe prestazioni che si ritengono utili, però vanno evidenziate. Più semplicemente si manifestano problemi applicativi che possono essere di vario genere. Da ultimo, anche se importante, si realizza consenso a questo modello da parte degli operatori a lungo termine e soddisfazione da parte dei cittadini. Per pensiamo che rispondere a queste domande possa essere una modalità di valutazione della sperimentazione abbastanza complete. I tempi della sperimentazione non possono essere superiori a qualche anno, e questo è un problema, perché per valutare queste variazioni anche della spesa, no? Cioè nell'età della popolazione qualche anno può essere poco, però può essere sufficiente per iniziare a valutare dei cambiamenti della spesa. Allora noi pensiamo che i tempi della sperimentazione, però i tempi della politica non sono, non possiamo mica sperimentare da 20 anni, cioè non è tutto il discorso, che più è complessa la cosa meno è facile la sperimentazione, però i tempi dovrebbero essere quelli necessari per valutare i primi risultati, soprattutto in termini economici, vedere se sono questi elementi sentinella, e per motivare un'azione diffusa. I passi fondamentali: la regione individua le ASL, le aziende ospedaliere, determina il finanziamento basato sulla quota capitaria, determina il raccordo con il finanziamento attuale e la progressione degli anni successivi, sono tutte cose da determinare, definisce gli indicatori di risultato e gli eventi sentinella, procede alle opportune simulazioni e monitora e valuta insieme le aziende sanitarie. Qui questa è una modalità di raccordo che è buono. I passi fondamentali della sperimentazione per le aziende sanitarie locali e ospedaliere, queste coinvolgono l'articolazione aziendale per giungere a una condivisione, questa è un'azione fondamentale, informano e formano gli operatori per avere adesione e nello stesso tempo riuscire a raggiungere gli obiettivi, definiscono adeguati obiettivi per l'articolazione aziendale, che come abbiamo detto prima, in parte, monitorano, verificano, collegano in itinere e valutano con la regione. I limiti della sperimentazione, sappiamo che ci sono dei limiti, li abbiamo previsti, ma ve li abbuono, perché, tra l'altro, però l'ultima cosa volevo dire, cioè l'attuale fase di forte contrazione della spesa pubblica. È sicuramente un problema, è sicuramente un limite, però come si suol dire, può diventare un'opportunità, al contrario di quello, non so se era Luca Klein che diceva Luca prima, che non hanno perso nessun periodo di crisi per abbattere lo Stato sociale. Possiamo basarci su questo periodo di crisi per introdurre
per introdurre questi cambiamenti, cioè quindi, come si suol dire, una un'opportunità da superare, insomma, in questo.